Buongiorno e buon mercoledì. Sto davanti al panificio che devo prendere qualcosina anche per mamma di dolce. Ieri è stata un po' giù e quindi gli prendiamo un dolcino in più il pane per casa. C'è mia sorella che sta parlando al comune, poi vi dico perché. Era nerissima, cioè in realtà io mi sono annerita e quindi lei sta facendo il lavoro sporco per me. E poi vi racconterò bene. Però so solo che... Sì, sì, no, vabbè, la io l'amo perché lei fa tipo la paladina appena mi vede in difficoltà. Infatti è, come si può dire, il mio avvocato praticamente. Mi ha detto che non esiste neanche per i gemelli questo divieto. Cioè che sono i genitori che possono chiedere di essere divisi, o se no il gruppo educativo che lo consiglia. Ma non possono non accettarli insieme. Vabbè, dopo vi racconto che è successo perché sta così in nera. Qui ragazzi, pane preso, pizza presa pure per mamma, non so niente di dolce, ma si accontenterà del salato. Ragazzi, allora, sono passate diverse ore. Comunque volevo dire che diversi lei praticamente... Sì, diversi traumi. Che lei comunque poteva fare l'avvocato nella vita. Io faccio solo la rompicoglioni. Con me è l'avvocato delle cause perse, perché comunque la metto davanti a situazioni di cause perse. Però stamattina praticamente io ero felice perché dovevamo fare una cosa per noi finalmente dopo tutto questo marasma, e invece sono stata accolta al nido, alla materna di Dodò, di Edoardo, proprio la sua, da una maestra che ha cominciato manco buongiorno, buonasera, dicendo: sì, lei è la cugina di Edoardo, l'anno prossimo la vuole iscrivere con Edoardo, ma io già gliel'ho anticipato, già gliel'ho detto che praticamente non staranno mai in classe insieme perché sono cugine e quindi non ci possono stare. E la mia faccia, da tutta sorridente che l'ho salutata, io è diventata così. Stavo portando Edoardo, poi fanno una cosa per i lavoretti carina, che raccolgono i materiali di riciclo, e quindi l'hanno proprio divisi nella cassettiera, tipo bottiglie, tappi, che ne so, bottoni, nastri, e quindi ci stava lui là che trafficava, allora tirava fuori quelle e ci metteva due bottoni, quell'altro e ci metteva i tappi. Quindi cioè io ero proprio tipo felice, mi dovevo ancora svegliare, cioè stavo a pensare ai tappi e ai bottoni, vedi la verità. Ritorno, la vedo così strana, dico boh, io che era il culo, che ne so. Io arrivederci, e lei: andiamo. Tipo, che cazzo è successo? Cioè, ho solo portato i bottoni. No, poi c'aveva un'altra maestra di un'altra sezione che gli dava anche conferma in man forte, dicendo: sì, sì, se sono cugini che si frequentano, assolutamente non possono stare in classe insieme. Cioè. E quindi niente, mia sorella, sapete, uscita dalla materna, che ha fatto? Ha chiamato il comune di Roma. Si è fatta mandare la l'ufficio scuola del municipio nostro, si è fatta una cultura sul sito, sul regolamento, ha detto: ok, adesso lo stampo, vado a parlare con la coordinatrice, questa cosa non è possibile. Addirittura abbiamo scoperto, e vai, lo rompicazzo di turno, sì, che persino i gemelli e fratello e sorella, che è impossibile fratello e sorella, però nel senso, vabbè, magari cioè, alla materna, esatto, alle elementari non è possibile, però per esempio i gemelli, sia alla materna che all'elementare, addirittura non c'è nessun regolamento che vieta il fatto che possono stare insieme. Così mi ha detto pure l'ufficio. Esatto, l'unica cosa si consiglia, ovviamente, perché adesso... Vabbè, per un discorso educativo, pedagogico. Esatto, però... Ma diciamo che si consiglia, su carta neanche c'è scritto. Esatto, però ha detto, cioè, tra cugini è assurda questa cosa, poi che vuol dire che si frequentano, cioè, non è che siamo per forza tutti i giorni insieme, insomma, amore di zia. Ciao. Non è che stiamo tutti i giorni insieme, poi i fratelli, cioè, dormono insieme, mangiano insieme, vivono insieme, i cugini no, almeno non per ora. Si menano solo insieme. E infatti, almeno non per ora, e niente, quindi lei, da Neridia, qual è andata e vuole risolvere la situazione. Niente, adesso vi salutiamo che andiamo a pranzo. Vabbè, comunque niente, mi avevano annerito perché comunque la volevo mandare con Dodò Aurora, e ho parlato anche con la maestra del suo nido, che c'è la stessa coordinatrice tra materna e nido, e mi ha detto: scrivi alla coordinatrice e così faremo praticamente. Anche perché mi ha detto: già pure l'Aurora in questi giorni c'ha il trauma che ha capito del fratellino, infatti è più scorbutica, si butta per terra, eccetera eccetera. E in più anche la materna, insomma, già è un passo che può traumatizzare. È scappato dal tuo bacio, che può traumatizzare. Quindi mi ha detto: sì, sì, io condivido che è giusto che la mandi con il cuginetto. Quindi niente, questa sarà
la mission di oggi. Sto nel supermercato e sì, Claudio, e Valerio si è vergognato del bacio che gli ha dato la madre e è scappato. Però può essere che si vergogna anche di me che sto vloggando. Vabbè, comunque mo prendo un po' di cosino per Aurora. Comunque mi fa male la pancia, dite che partorirò oggi. Hai fatto la battuta di cuocere. Allora ragazzi, siamo arrivati a casa. Guardate quante belle cose ha cucinato Elisabetta. Guardate quante belle cose abbiamo comprato al Conad, perché cioè, abbiamo finito di fare tutto alle 2:30. E il mio amore c'ha fame, voleva la porchetta. Però ce n'era solo una che non sembrava tanto bella, amore. Quindi Betta ha preso il pollo allo spiedo. Sempre perché avevo voglia di cucinare, eh? Sì. Poi patate e zucchine. Buon pranzo, ragazzi. Ragazzi, allora, da giorno a sera, in un attimo, sto di nuovo a un Conad. Che devo fare un po' di spesa per casa al volo per stasera. E quindi niente. Ragazze, allora siamo tornate a casa, sto mangiando un tarallo con i finocchi, l'ha preso tipo Claudio, tra i miei preferiti. Comunque oggi ha parlato, tra l'altro io ho parlato anche con mia suocera e mia cognata che verranno a Roma, finalmente mia suocera soprattutto, con la nascita del piccolo, se si decide a nascere. Oggi infatti mi ha chiamato anche mia zia dall'Africa, che voleva sapere se c'erano novità, ma ci stanno. E niente, vabbè, a parte questo, c'è una grande novità. Stiamo sparendo tantissimo in questo periodo, perché praticamente stiamo cercando di sistemare una casa che sta vicino a mia madre, proprio praticamente nello stesso palazzo, e quindi per starle vicino, visto che è rimasta sola e è più piccola di questa ragazza. Infatti sono un po' spaventata, perché è proprio piccola, 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 però secondo me è fatta carina. Per un periodo di tempo ci adatteremo, però almeno sto più tranquilla. E quindi niente, questa la lasceremo. Infatti sarà un colpo al cuore, ho deciso di fare l'home tour quando, insomma, la svuotiamo, così poi vi faccio vedere come l'avevamo tutta organizzata, figa. E niente, quindi ci trasferiamo, questa è la notizia, sempre Roma su Roma, sempre vicino, però praticamente mia madre sta qua e noi siamo al piano di sopra, almeno qualsiasi cosa siamo là, e poi di fronte c'è mia sorella, quindi tutto in famiglia, e sono contenta, perché così i nostri figli cresceranno insieme, sia Aurora, sia appunto Edoardo, sia gli altri due piccolini, che lei ancora non ha deciso il nome, quindi non so come si chiamerà e io non posso parlare perché l'abbiamo deciso all'ottavo mese. Comunque, insomma, in generale sono contenta di questa cosa. L'unica cosa, ecco, che casa è proprio piccola piccola, però uno si adatta, dove c'è amore c'è tutto. E che poi, ragazze, questa è 58 metri quadri. L'unica cosa bella è che c'è il giardino, e quella è 45, quindi capite bene che non c'è una stanza per i piccoli, però tanto finché sono piccoli dormiranno con noi. Poi tanto vi facciamo vedere sia i lavori che stiamo facendo, come è il prima, perché è proprio tutta da rifare, e vi facciamo vedere, insomma, poi come ci organizziamo. La cosa bella è che ci avrò la cucina, solo cucina, quindi questo mi rallegra. L'unica cosa, ecco, è la stanza, che dobbiamo capire un po' come organizzare, perché in realtà ci sta un modo per avere una seconda camera, però per ora lasciamo perdere. E niente, quindi siamo felici da un lato e spaventati dall'altro di lasciare questa casa, perché comunque ci stanno tanti bei ricordi, ce la siamo fatta come ci piaceva, quindi è veramente un colpo al cuore. La cosa bella però è riarredare una nuova casa. Non abbiamo tanti fondi, vi dico la verità. Infatti stiamo pensando di vendere la macchina, la mia la vendiamo sicuro, e niente, perché due macchine non ce le possiamo permettere con le strutturazioni, queste cose, vi dico proprio le cose sincere. E quindi niente, vabbè, la novità è che ci trasferiremo. La cosa bella, ripeto, è che sto davanti a mia sorella, quindi anche mo che mi nasce il bimbo lei potrà portare mia figlia senza che io esco, insomma, mi darà una mano, io la darò a lei poi quando nasce la piccola. Mia madre non sta sola,
E poi, insomma, Dio vede e provvede, che quel che sarà, sarà. Per ora, ecco, le cose stanno così. E poi, ripeto, tanto comunque il letto, la camera da letto serve solo per dormire, quindi l'importante è che la sala, insomma, sia vivibile, gestibile, e ci organizzeremo in maniera diversa. Tanto anche qui la stanza per i bimbi era di 9 metri quadri, quindi veramente piccola. È proprio quella la differenza, più o meno. E niente, sono contenta. Claudio è un po' traumatizzato, anche se a lui piace ristrutturare e fare, però ripeto, per adattarci, per non rompere a nessuno, per ora ci possiamo permettere questo, e questo faremo. Allora ragazzi, come vi ha detto Ele, la notizia è abbastanza scioccante, anche perché in questa casa ci abbiamo messo tanto amore, ogni anno abbiamo sempre fatto qualcosa per renderla più nostra, un po' avete visto i lavori, insomma, avete seguito un po' nei vlog, però bisogna valutare tutto, bisogna valutare il fatto che comunque sia staremo tutti insieme, ci daremo una mano, nasce il piccolino a noi, nasce la piccolina a Elisabetta, la mamma di Ele sta sola, abbiamo dovuto unire tutti questi fattori e abbiamo deciso di fare questo passo difficile, impegnativo, però crediamo sia la cosa giusta, sappiamo che è la cosa giusta, anche se un po' fa soffrire, un po' spezza gli equilibri e quello che era diventata la nostra quotidianità, però ce ne creeremo un'altra e staremo bene sicuramente. Sì, è carino adesso pensare al nuovo arredo, pensare a come la possiamo fare. Claudio spera di andarci prima di Natale. Io non pensavo di fare il miracolo, però questi giorni che sto cercando di fare quasi tutti i lavori io, dove riesco, ovviamente poi mi sta dando una mano Lorenzo, mi darà una mano Fabrizio, non sono solo, però volevo fare la maggior parte dei lavori io e poi chiamare solo gli interventi tecnici, dove per forza. Beh, certo, serve la certificazione, le cose. Abbiamo già cambiato il progetto, avevamo un progetto oggi, ne hanno prospettato un altro molto più interessante e molto forse più semplice a livello di lavori. Io e mia sorella, e quindi, dai a Cesare quel che è di Cesare. E quindi mo sto facendo un po' la sera, torno da lavoro, andiamo là e facciamo qualcosa. Questo fine settimana farò un po' più, vi faccio vedere qual è la situazione, ragazzi. È una situazione in cui la casa al momento non è abitabile, esatto. È proprio da ristrutturare completamente, il bagno è quasi fatto. Sì, il bagno è l'unica cosa ristrutturata. È nuovo, tra l'altro, quindi è solamente da sistemare solo un po' di cose. Io spero, volevo tanto entrare a Natale, farci questo regalo di Natale. Anche perché sa che io di solito ho sempre uno spirito natalizio molto forte e prorompente, quest'anno no, tra quindi mio magari padre, sarebbe stupendo lui mi il vuole giorno far di Natale bene. Il giorno di Natale aprire la porta di casa nuova. Sarebbe bello, vediamo se ce la faccio, raga. Mo vi faccio vedere comunque i regali che ci ha fatto mia sorella. Sì. Allora, questo per il piccolo è una tutina federata, bellissima. A Renna, ma la cosa bellissima carina è che c'ho anche piedini. Sa che l'ho fatto vedere da Pepco, l'ha preso. E Aurora ci ha regalato questo. Il nasino, il naso devi tirare la corda. Sì. Tira la corda, tirala. Non va. Ah, ecco. Sì. Si illumina. Ce l'ha regalati per loro due. Vabbè, niente, noi dobbiamo ancora fare il regalo per la piccola. Sì, sì. Ma stasera mangiamo i tortellini. Tortellini in brodo. E niente, ci vediamo tra un po'. Ragazzi, ecco i tortellini pronti. Non potete capire quanto sono buoni. Io voglio i tortellini. No, io i tortellini. No, io i tortellini. Vuoi i tortellini? Sì. Mangiali, papà, eccoli. Tortellini voglio. Eccoli, papà. Ma Aurora che mangia così, mo se l'ha messo in testa, prima se la va sul naso, sembra, come dice Claudio, una tipo dell'ambulanza. Nino, Nino, Aurora, dottoressa Aurora è pronta per la guarigione. Ragazze, buongiorno, il nostro giovedì, che mia sorella tra l'altro neanche si è accorta che era giovedì. Si fa mercoledì. Io invece me ne accorgo perché c'è poi il weekend dove riposo. Comunque, oggi la mensa di mia sorella propone un riso che non ho capito come è fatto. Sembrano carote, il resto non l'ho capito. E patate? Sì.
poi ho messo a scaldare, guardate il pane, parmigiano, e poi ci sono anche gli hamburger, cioè oggi proprio pranzo ricco, mi ci ficco ragazze, pranzo ricco. Di solito il giovedì è gnocchi a casa mia, però direi che qui non mi va male. Non c'erano i gnocchi oggi. Non c'erano. Guardate quanto è bello, anche il mio amore oggi l'hanno sgridato. No, non è vero, non l'hanno sgridato. Doveva prendere 10 a motoria, invece gli hanno messo solo 8 e mezzo. Quando non sanno che lui è un atleta nato. Comunque ecco il mio secondo dopo il riso. Melanzane e tutte le salse. Ah no, scusate, involtini di melanzana e melanzane grigliate. Ragazze, guardate, dopo pranzo mia sorella mi ha fatto i capelli, guardate belli. Mo stanno sta portando i piccoli dal barbiere. E c'è mio nipote che dice che vuole i capelli come Krillin, che se non lo conoscete è quello pelato. The Dragon Ball. Ma gli facciamo anche puntini? Mamma. Edo, mi dispiace, non puoi farteli così, perché lui è il barbiere. Per fare la testa come Krillin senza capelli bisognava fare la ceretta dall'estetista, che ho prenotato il barbiere, non sapevo. Ma che bello! Wow! Che bello! Che è? Guardate che mega fusto con questi capelli. Ti piacciono? Ora li sta facendo Vale e tra un po' mi raggiunge Claudio con Auri, che dobbiamo andare a un evento al centro. Sta anche per piovere. Allora ragazzi, sembro una turistas. No, in realtà mi sono preparata al volo, perché poi sono tutti i dolori. E quindi c'è Claudio che mi mette ansia, che dice che stasera partorisco. Sì, io pensavo di andare in ospedale, che vuole andare al centro. Infatti mi ha fatto portare pure la cartellina della gravidanza. Invece stiamo andando all'evento di Sephora per le Sephora Gold. A Via del Corso. Volevo andare con Betta, ma non ho capito se gli davano la busta pure a lei, quindi ho detto vabbè, vado con Claudio. Alle brutte la bustina che danno in omaggio la do a Betta. E niente, va bene. Poi farò un po' di shopping contro la volontà di Claudio, perché dice che sto piena dei trucchi. Ci dobbiamo trasferire e penso 5-6 cartoni di trucchi. Penso sono pochi. E dice perché aggiungere altro? Perché siamo donne, quindi comunque fai vedere. Ormai so, la pancia da tucano è tutta bassa, quindi vediamo se questo vlog lo continuerò io. Lo continuerai in ospedale. Ragazze, Claudio mi voleva fare la fila di 20 persone, ma mi hanno visto così, con la pancia gigante, hanno detto no, vieni. Comunque niente, solo uno, uffa, io lo volevo dare pure a mia sorella, meno male che non è venuta. Ragazzi, ho acquistato. Guardate che faccio felice Claudio, ancora non ha visto il totale. Poi vi dico perché però. Oh, adesso sì che sono contenta, allora, ragazzi, non ho partorito e in più ho fatto shopping. Vi spiego com'è andata. Allora, di innanzitutto quanto ho speso? 68 euro, col 25%, se no sarebbero stati 90. Comunque è successo così. E pochi così. Giorni fa, altri 100. Vabbè, è successo così, siamo entrati, una fila assurda, ci hanno fatto passare avanti perché... Per questo. Praticamente, troppa confusione lì fa, vabbè dai, adesso prendo solo... La busta e ce ne andiamo. Arriviamo in fila, in cassa, vabbè, con una persona che ci segue, la salutiamo, tra l'altro è una dottoressa del policlinico. Praticamente, vabbè, stiamo chiacchierando, passa avanti, la gente la fa passare avanti, e la cassiera fa, ah mannaggia, se facevi un acquisto avevi diritto a una... Un'altra box in omaggio. Siamo dovuti andare indietro. Vabbè, dai, detto, prendo una cosa al volo. Poi mi ha detto sbrigati, perché ce ne sono rimaste pochissime e quindi ti devi sbrigare a fare l'acquisto, altrimenti non... E ha preso una cosa al volo di 90 euro. No, tre cose al volo. Che vabbè, sì. Mi ha servito tra l'altro una commessa che le indossava tutte e tre e quindi mi hanno proprio attirato. Certo. Ho saputo proprio fare, di solito io non mi fido mai delle commesse, invece lei è stata proprio bravissima. Ha venduto i prodotti con cui era truccata, quindi. Comunque
ho incontrato anche una dottoressa che ci segue, quindi sono stata proprio felice perché ho detto se oggi partorisco almeno siamo in buone mani. Pensa quanto è fortunato nostro figlio. Comunque adesso torniamo alla macchina, andiamo a prendere Auri e andiamo a casa. E domani penso vi faccio vedere tutto. Sono indecisa se fare il video haul quando mi arrivano tutti gli acquisti e magari farvi vedere nel vlog la box. Come è fatta la forma? E mo ci penso e vi faccio sapere. Ma ragazzi, siamo andati a prendere Auri. Guardate com'è carina vestita in verde. È un amore. Comunque niente, io continuo a avere dei dolori persistenti, per cui penso che mi metto a letto e ci vediamo direttamente domani con le cose di Sephora, che ho già sbirciato in macchina, sono figherrime, e quindi ve le farò vedere in giro domani. In pratica, se continuano questi dolori, tra 3 giorni, quando mi dimettono dall'ospedale...